Cusbari al maschile e Amatori Savona al femminile sono in due a cucirsi sul petto gli scudetti delle finali Under 18 di pallacanestro 3x3 disputate a Castellana Grotte sui campi di Piazzale Anelli. La manifestazione organizzata da FIP Puglia ha radunato 34 squadre nei pressi del complesso carsico famoso in tutto il mondo, offrendo ai ragazzi la possibilità di giocare in una location unica molto apprezzata non solo dai giovanissimi cestisti ma anche da accompagnatori addetti ai lavori. Nel torneo maschile Cusbari si è laureato campione d'Italia superando Basket Salzano per 14-10 grazie al quartetto composto da Alessandro Battista, Amedeo De Assist, Alessandro Ravelli e Marco Stimolo. Gara in continuo equilibrio sino allo strappo finale dei pugliesi che in precedenza avevano eliminato Team ABC Cantù e Basket Perugia, un titolo storico per il movimento pugliese, il primo conquistato a livello nazionale. Nel tabellone femminile invece esulta Amatori Savona che in finale batte Costa per l'Unicef con il punteggio di 14-12 nonostante l'estremo tentativo delle Lombarde di impattare per andare ai supplementari. Un cammino regolare quello delle Liguri, Alice Cambiaso, Anna Poggio, Anna Raniere e Valeria Zappatore che avevano già eliminato Aibi Fogliano ai quarti e Basket Girls Ancona campione uscente in semifinale. Si è giocato nel ricordo di Gianluca Mattioli non solo per l'intitolazione dell'evento ma anche per la significativa partecipazione di Roberta e Valentina Mattioli rispettivamente moglie e figlia dell'arbitro pesarese che ha contribuito tanto allo sviluppo del 3x3. Il sorriso di Valentina in particolare ha incorniciato la premiazione delle squadre prime classificate. Da oggi sino a sabato intanto si ricomincia. Castellana Grotte sarà sede per il 3x3 anche delle finali Under 16. È andata benissimo, strabene, siamo stati bene grazie alle Grotte di Castellana che ci hanno ospitato, la location è l'ideale per un'iniziativa di questo genere, vedere tutti questi ragazzi che giocano all'aria aperta, sotto il sole, è stato veramente un piacere.